non so se la Vomero ormai è quasi scomparsa dai radar, in effetti, con tutte le scarpe che sono arrivate, l'ho messa su una pantofola. Potrebbe sembrare strano, ma una delle scarpe più innovative, almeno negli anni scorsi, che invece oggi è soprattutto sottovalutata, anche perché il marchio Nike non la spinge più di tanto, e si trova all'interno di questa confezione. Tra pochi minuti arriverà Andrea, con il quale farò l'unboxing e vedremo che cosa ne pensa questa scarpa. Non lo nego, si chiama Vomero o Vomero, Vomero 16, che ci è stata mandata da Running Warehouse. All'interno di questa confezione c'è anche un'altra scarpa che però apriremo in un momento successivo. Vediamo se Andrea riuscirà a indovinare la scarpa, soprattutto raccontarci quanto pesa, quali sono le sue caratteristiche, e poi nei prossimi minuti cercherò di correre con lui in Vallelona. Vediamo cosa ci racconta, speriamo che riesca a indovinarla. Ovviamente gliela regalo comunque di Running Warehouse. Grazie ancora, ci vediamo tra qualche minuto, speriamo che arrivi presto. Andrea, non so se te l'avevo detto, anzi te l'avevo sicuramente detto, che Running Warehouse ci ha mandato una delle scarpe più innovative dell'ultimo periodo, e soprattutto una scarpa che nel passato era super in voga. Immagino che tu non riesca a indovinare, io devo stare attento perché se ti tiro questo pacco sulla mia telecamera siamo abbastanza in difficoltà per le prossime settimane. Sei pronto ad aprire il pacco? Vada! Mamma mia, che lancio che hai fatto! Ahia, è durissimo! Cazzo, ci hai messo i sassi dentro? Ma in realtà ci sono due scarpe, ma oggi ne apriamo solo una, quindi la seconda ti consiglio di non aprirla. Poi ti dico io quale delle due. Ci sono dentro dei sassi, Max, secondo me, non scarpe. Ah, tra l'altro dovrebbero esserci anche delle magliette. Aperta. Ciao. Wow, fighe. Ma sono uguali, quindi questa è tua. Te la rilancio. Vai. Questa è mia. No, aspetta, non sono uguali. Sì, il colore è diverso, ma scegli tu come al solito. Wow, zarrissime queste. Non sai che... Ma è della New Balance, non è che sia Running Warehouse New Balance. Bella. O se la vuoi del mio colore. Te quale scegli? Sono ma sei tu il capo, io. Forse sceglierei quella, sai. Vai, allora te la tiro. Vai, rilancia. Vai. No! Vai, perfetto. Allora, quindi. Una. Diciamo che ti consiglio di aprire solo la seconda, perché quella lì. Vai. Ho visto già che Nike, però. Hai visto già che Nike. Non so di che colore sia. Sono delle Vaporfly. È un colore che ti piace di sicuro, proprio quello che ti piace di più di tutti. È nera. È nera. Cosa ne dici? Che scarpa potrebbe essere? Innanzitutto quanto pesa? Allora, non pesa poco, pesucchia. Pesucchia 280 almeno, se non 300 quasi. Vabbè, poi come al solito metto in sovraimpressione il peso. Sono rimasto indietro, ma secondo me questa è la Vomero, perché la riconosco da qua e da qua. Che ma che numero di Vomero è però? La 16. È la 16, è la 16. Bella nera, bellissima. Non l'ho scelta io, però è per te. Guarda un secondo... dal tuo punto di vista, se a livello di calzata suggerisci lo stesso numero, mezzo numero in più, perché comunque poi è una scarpa che difficilmente si trova in Italia, però Running Warehouse ce l'ha, e quindi diciamo che secondo me, dopo tutte le analisi, ha un ottimo rapporto qualità-prezzo e non è molto differente rispetto alla 15 che avevamo recensito. Sembra un po' più bella però, è della 15. E secondo me è migliorata anche. Wow, spettacolo, Max. Non so se la Vomero ormai è quasi scomparsa dai radar, in effetti, con tutte le scarpe che sono arrivate, l'ho messa su una pantofola.
La schiuma, secondo me, è una combinazione tra lo Zoom X e il React. Adesso non so se nella versione 16 hanno cambiato, ma il problema che avevamo realizzato con la 15 è che lo Zoom X è solamente nella parte posteriore, quindi per me e te non, diciamo, non aveva un grande effetto, ma per altri, per esempio Cosimo ci ha corso e ha fatto il suo PB alla maratona di Berlino. Non lo so, se credo che sì, sia solamente nel tallone anche qua, però mi sembra molto effetto waffle, come dicevano sulle Pegasus, e lo sento anche qua, c'è sicuramente più schiuma, no, non più schiuma, c'è più schiuma dal mesopiede in avanti rispetto alle Pegasus, ma al piede mi sembrano super. Se non le volete usare per correre, che non vi piacciono, le potete usare per andare a fare le camminate queste. Per di più potrei fare anche qualche trail, light trail, perché hanno un carro armato sotto che è abbastanza importante. Sì, beh, rispetto alla versione 14, secondo me sono tornate queste scarpe un po' alla concezione originaria di scarpa da lento. E... ma allora, intanto ho tolto la tua maglia, dovrebbero essere cuscinetti di Zoom questi qua, strani, sembrano doppi. Se riesci a fare una foto dentro, Max. Sì, sembrano un doppio cuscinetto in avampiede, boh, mi sembra strano però che ne mettano uno doppio e non uno unico. Scarpa da super lento, scarpa super comoda, ma l'hanno incicciottita ovunque praticamente, sia il tallone e questa linguetta che praticamente non si vedeva più, sembra davvero un cuscino, sembra. Il problema che avevamo avuto con le Pegasus 38 è che si che praticamente non erano né mai allacciate bene, o troppo larghe o troppo strette, e invece queste mi sembrano che con questa linguottona e questa chiusura dei lacci riesca a chiudere bene il piede, a fasciarlo per bene. E invece a livello di battistrada che sensazioni hai dopo averle provate? Ma guarda, il battistrada è praticamente quasi una scarpa da trail, quindi ti dirò, un pochino duro come al solito sulle ultime versioni, però grippa bene. Va bene, io ti suggerisco una cosa, ti faccio correre 2 minuti in giardino, tra l'altro è arrivato il nostro amico e mitico coniglio. Ti faccio correre in giardino, poi ti faccio 3 domande e poi nei prossimi giorni, visto che lo userai intensamente nelle prossime settimane, faremo la recensione completa. Adesso ci abbiamo la preparazione maratona, quindi assolutamente faremo una badilata di chilometri. Per di più abbiamo queste, abbiamo le Bondi X, quindi ne abbiamo da fare di chilometri. Ah, e scusami, ma questa sarà la scarpa evita infortuni, più basso prezzo rispetto alla Invincible, secondo te? Per me potrebbe esserlo, eh? Per me potrebbe esserlo, anche perché comunque comprato online a un prezzo già abbastanza, tra virgolette, aggressivo, potrebbe essere un vantaggio. Poi tra l'altro c'è sempre, come al solito, il nostro codice sconto. Va bene, corri un attimo in giardino e poi vediamo. Andrea, dopo che ci hai corso 5 minuti in giardino e anche fuori in valle, cosa ne dici della reattività di questa scarpa e del comfort della scarpa stessa? Guarda, mi è piaciuta tanto, forse la 15 non c'era, cioè non mi aveva fatto impazzire, lei mi è piaciuta molto, per di più dopo non le esaltantissime Pegasus 38 sembra davvero un'ottima scarpa per fare i lenti. A livello di stabilità, soprattutto questa conchiglia molto morbida e cicciosa, cosa ne dici? Che è la sua, guarda, allora, linguetta così, conchiglia del tallone super così, poi con questa plastica che mi tiene bene fermo il piede, ti direi un comfort pazzesco, e proprio la scarpa da lento, quella con la sensazione che ti danno determinate scarpe quando le metti su di comodità, dove dici oggi vado fuori e riposo. E invece il battistrada, visto che è comunque molto intagliato, secondo me proprio per questo periodo potrebbe essere la scarpa ideale per correre durante la stagione, tra virgolette, autunnale e poi soprattutto invernale. Guarda, ti dico, è molto intagliato, secondo me è perfetto per il periodo invernale, come hai detto te, e poi avendo comunque una mescola molto morbida, l'intersuola, diciamo che non...
non sembra uno zoccolo come sulla Pegasus 38. Perfetto, direi un connubio perfetto tra intersuola e battistrada. Va bene Andrea, l'ultima cosa che ti chiedo è, secondo te le consigli fino a che peso, e poi nei prossimi giorni, come abbiamo già detto, faremo la recensione completa. Ma guarda, sicuramente sono le scarpe da oversize di Nike, ma non così clamorose, quindi secondo me anche gli atleti più leggeri, quelli che noi mettiamo sotto i 75 kg, le possono usare tranquillamente. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima, stay strong, adesso andiamo a berci un coffee e poi il nostro coniglio speriamo che ci possa aiutare ad avere ispirazione per i prossimi video. Oh, se volete offrirci qualche coffee anche voi, sempre ben accetti, eh? Va bene, grazie, ciao! Ciao!